I carabinieri di Modugno hanno arrestato una persona ritenuta responsabile di una serie di innumerevoli furti ai danni di un'azienda farmaceutica. A seguito della denuncia presentata dal titolare di un'azienda che commercializza e distribuisce farmaci in tutta la Puglia, i carabinieri, dopo aver informato l'autorità giudiziaria, hanno avviato una serie di accertamenti finalizzati ad individuare i responsabili di numerosi furti che avvenivano all'interno del deposito farmaceutico. I fatti risalgono al mese di marzo scorso. A farne le spese era il titolare dell'azienda, che si era accorto da molto tempo di una inspiegabile flessione dei guadagni. I militari, con pedinamenti notturni e servizi di appostamento, sfruttando anche le immagini del circuito di videosorveglianza interno, hanno scoperto che il responsabile dei furti era un dipendente della ditta di pulizie, che durante il proprio turno di lavoro all'interno dell'azienda riusciva a sottrarre ingenti quantitativi di farmaci veterinari trasportandoli all'esterno. Raccolti tutti gli elementi ed informata la Procura della Repubblica, i carabinieri di Modugno hanno organizzato un servizio di appostamento sorprendendo l'uomo in flagranza di reato, dopo l'ultimo colpo messo a segno, mentre terminate le pulizie tentava di allontanarsi dall'azienda con il suo zaino dove aveva nascosto diverse confezioni di farmaci veterinari molto costosi che sono stati recuperati e restituiti al proprietario. L'uomo, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato messo agli arresti domiciliari.